luce del dibattito. Allora, primo, io penso che questo progetto che è stato finanziato è un progetto studiato per 10 anni. È evidente che c'erano delle alternative, ma se si è scelto questo vuol dire che tecnicamente non solo è il progetto più convincente, quello che più risolve, ma è anche quello più rapido da mettere in campo. Io guardo con grande diffidenza all'idea del raddoppio, no, meglio, all'idea che si risolve il problema mandando le acque nel Ticino. Ma non è solo un problema legato al fatto che andremo a sporcare il Ticino. Può non fregarmene niente, può essere un problema del direttore del palco. Può essere un problema del direttore del parco del Ticino. Io so però che devo farlo 4 volte più grande lo scolmatore per portare le acque nel momento in cui, e credo che non ci siano le condizioni, e comunque i tempi del quadruplicamento dello scolmatore per portare le acque nel Ticino sarebbero molto ma molto più lunghi di quelli del progetto che stiamo mettendo in campo. Dopodiché io vorrei un'altra cosa su cui ci dobbiamo mettere d'accordo, però, perché sembra ogni volta che si parla di una... Allora, io credo che lo scolmatore, la vasca di laminazione di Senago sia molto grande, si fa in un'area del parco delle Groane praticamente utilizzata, però è un problema perché c'è consumo di suolo, è un problema. Però è questa cosa qui, cioè non è che stiamo mettendo una centrale nucleare, Cioè a Sesto San Giovanni ci sono quattro vasche di laminazione, nessuno lo sa. Vorrei vedere chi di voi sapeva che al Parco Nord, perché quando l'abbiamo fatto abbiamo detto che era un velodromo, c'era una vasca di laminazione. Cioè le vasche di laminazione sono quella roba lì, non è, perché sembra che se no stiamo parlando... Non sono in mezzo alle case, nessuno sta proponendo cose in mezzo alle case, e nessuno sta proponendo soprattutto a Milano, di dimensioni come quella, appunto, come quella di Senato. Per cui io inviterei a tener conto di questa cosa, inviterei a tener conto che, essendo stato in regione quando il piano si è costruito, ragionato, pensato, approfondito, il tema Senago è sempre stato posto dai tecnici come il tema decisivo, cioè che lì, in quel punto, ci fosse la vasca di laminazione era fondamentale. E non è un problema legato al corso o non al corso del fiume, perché lì dove c'è lo scolmatore ci deve essere uno sfogo nel momento dell'esondazione. Dopodiché ci saranno le vasche prima, ci saranno allentate, ci saranno parazzolo, ci saranno a Varedo. E ci sarà il depuratore. Ora, io non so, io so solo che anche il Ministero, quando ha fatto il piano, ci ha spiegato che noi dobbiamo depurare le acque a Varedo, e che il depuratore di Varedo comporterà una riduzione del 20% dell'inquinamento, e ho capito che c'è un problema serio, Cinisello, Sesto, Paderno, eccetera, eccetera, di un sistema fognario che comunque continua a sversare dentro al torrente Seveso, e quindi c'è il problema del completamento dei sistemi fognari. Fatto questo, e io non credo che ci vorranno secoli, fatto questo potremmo ragionare su un fiume, su un torrente le cui acque sono più pulite. Ma questo ci serve a dire che va bene. Allora, a quel punto le vasche di laminazione, quando ci sarà l'esondazione, diventeranno dei laghetti, esattamente come il velodromo. Mentre il velodromo, sapete che oggi, siccome non è vero che le acque sono pulite, noi lo sappiamo che il velodromo del
Parco Nord ogni tanto ci chiude per qualche settimana, perché viene impedito l'utilizzo, perché i fanghi che sono stati lasciati all'ultima esondazione hanno inquinato e quindi va ripulito. Quindi il problema delle acque sporche c'è, non facciamo finta che non c'è, e io credo che vada valorizzato il fatto che ci occupiamo anche di quello. Dopodiché siccome io sono convinto che il primo problema, mi pare la vostra preoccupazione, che il primo problema sia evitare il più possibile che ci siano le esondazioni a riguardo, questo è comunque lo strumento più veloce. La vasca di laminazione a Senago, la pulizia dell'aria, ma la vasca è lo strumento più rapido che abbiamo per impedire, limitare molto, ridurre molto le esondazioni del Seveso. Poi completeremo il progetto, sistemeremo le cose. Voglio dire una cosa su Senago, perché in questa lunga discussione, che è durata qualche anno, c'è una sorta di senso di colpa nei confronti di Senago. Ora, io credo che, tanto anche qui va detto, non è che stiamo costruendo una centrale nucleare in un centro a Senago, stiamo costruendo una vasca di laminazione molto grande in una situazione in cui io penso, lo dico perché prima da consigliere regionale e poi da senatore ho cercato di lavorare in questa direzione, una soluzione che credo sia il frutto della scelta del comune di Senago di limitarsi a dire no. Io penso che il comune di Senago poteva fare altre scelte, per esempio poteva chiedere di discutere le vasche. Enrico prima ricordava che a un certo punto c'era l'ipotesi di fare tre vasche invece di una sola, di farne una più piccola nel parco delle Groane e le altre due in punti, in aree industriali dove avrebbero avuto un impatto inferiore, ma rifiutandosi il comune di Senago di affrontare quella questione e allungando i tempi, quell'occasione si è persa, così come io penso che tuttora il comune di Senago dovrebbe, anziché continuare a dire di no, cosa che non serve più dopo lo sbocco Italia, dovrebbe dire benissimo, quel 1.200.000 euro che comunque il governo mette in campo come risarcimento ambientale, usiamola per, si fa la vasca da 1.000.000 di metri cubi, dico cose che ho detto a Senago, quindi no. ci sono due cave a Senago, molto più vicino al centro abitati di dove sarà, là. Benissimo. Si faccia la vasca, si riempiano le cave con il materiale da scavo e poi si restituisca alla città un parco grande come quello, se non più di quello che viene tolto. Io credo che fosse questa la scelta da fare. Hanno fatto un'altra scelta, benissimo, assolutamente legittima, però io credo che il tema non può essere, quando si affronta una questione come questa, la sindrome di Limbi, si chiama, cioè, tutto quello che serve, è vero, serve, ma non a casa mia. Lì, purtroppo, Senago, poi c'è un altro paradosso, che in tutto questo Senago è l'unico comune che non ha aderito al contratto di fiume, per cui non è neanche seduto nel posto dove si decidono i progetti, e questo credo che sia un limite. Dopodiché, guarda, so benissimo che anche a Ventate, a Paderno, a Varedo meno, perché lì va a sostituire, si interviene su un depuratore, c'è un sistema particolare per cui sarà meno invasiva la vasca, è anche allentate, però io penso che queste cose vadano fatte, e oggi quello che siamo qua a assicurare è che ci sono i soldi, c'è una scelta, c'è una priorità nazionale individuata,
c'è un gruppo di lavoro che lavora 24 ore al giorno per verificare che questi, a livello nazionale, questi progetti vadano avanti, non restino senza soldi, non vengano bloccati da questo, da quel intervento, e credo che questo sia quello che dovevamo fare e adesso stiamo facendo. Chiuderei la discussione su quello che si poteva fare e lavorerei perché al più presto si facciano le cose che possono davvero evitare l'esodo.